Buonasera, buonasera a voi. Buonasera, buonasera. Se mi avvicinate magari il monitor, perché vabbè, Gad non ce l'aveva il video, ma io è come se non ce l'avessi, però comunque ecco, grazie. Allora, professora, lei che dice? Tu che dici, Francesco, quel paragone, diciamo, tra la resistenza e quella attuale dell'Ucraina? No, non mi sembra che c'entri molto, perché la resistenza italiana, l'abbiamo raccontato fino adesso, aveva delle connotazioni politiche abbastanza precise. In Ucraina quelli che hanno combattuto dall'inizio contro i russi facevano riferimento invece al fascismo, e qualcuno anche a qualcosa di più, no? Di però più, sono stati attaccati. Di più spinto. Sì, ma hanno subito comunque un'aggressione. Quello che io contesto è che tutto quello che sia, cioè l'oppressore è fascista, no? E la vittima è il partigiano, ma non funziona così. Ogni situazione storica, ogni contesto ha la sua particolarità, la sua specificità. Allora uno dice Putin è contemporaneamente quello che vuole rifare l'Unione Sovietica, ma è anche il nazista, perché noi ogni nemico, il male assoluto, dobbiamo battezzarlo fascista o nazista. Ci sono gli islamofascisti, così possiamo bombardare l'Iraq finché vogliamo, sterminare le persone. Possiamo, e questa quindi è secondo la... te non c'è comunque... Ma questo è il dramma dell'antifascismo di oggi, no? Svuotato del significato sentiamo iniziale. Il professor Orsini, lei che dice, professore? Ma diciamo, se devo darle una risposta da studioso, direi che si tratta di un'equiparazione piuttosto azzardata dal punto di vista storico, anche perché se noi accettassimo che la resistenza ucraina è paragonabile o addirittura la stessa cosa della resistenza partigiana in Italia, e allora anche i talebani che hanno combattuto contro gli invasori americani diventano come partigiani italiani, addirittura si potrebbe affermare che i militanti dell'ISIS erano come partigiani italiani perché hanno lottato per respingere gli invasori americani dal territorio iracheno. Ha detto oggi stare dalla parte della libertà e della democrazia significa combattere al fianco dell'Ucraina, ecco, questo ha detto. No, diciamo, se io non commentavo queste parole del Presidente del Consiglio, semplicemente ho dei dubbi sul fatto che sotto il profilo storico si possano paragonare i resistenti ucraini ai partigiani italiani. Penso appunto che siano fenomeni storici unici e irripetibili, quindi non paragonabili, tantomeno assimilabili. Per quanto riguarda le parole della Meloni, chiaramente è giusto essere schierati dalla parte degli ucraini, questo è fuori discussione, ma io non credo che in questo momento noi siamo schierati dalla parte dell'Ucraina, noi siamo semplicemente schierati dalla parte della NATO e utilizziamo gli ucraini come carne da macello per far avanzare gli interessi occidentali ai confini con la Russia. Da questo punto di vista, se anche la Russia dovesse vincere la guerra, comunque la NATO, la Casa Bianca, avrebbe portato a casa un risultato importantissimo. Da un certo punto di vista Biden ha già vinto questa guerra, perché i membri della NATO non sono più 30 ma sono 31 con l'ingresso della Finlandia, e probabilmente presto diventeranno 32 anche con l'ingresso della Svezia. Quindi ecco, io non sento che noi abbiamo la coscienza così pulita da poter affermare che siamo schierati dalla parte dell'Ucraina. Siamo schierati semplicemente dalla nostra parte e stiamo portando avanti questa guerra, stiamo investendo miliardi di dollari non nella pace ma nella guerra, perché ci fa comodo che qualcuno combatta al posto nostro una guerra terribile. Io ormai non ho più parole, non ho più forza per raccontare e descrivere l'orrore assoluto che si sta verificando nel Donbass, a Bakhmut. Io seguo dalla mattina alla sera gli sviluppi degli scontri sul campo, e tutto quello che posso dirle è semplicemente non ho parole. È un orrore talmente grande, un massacro talmente grande, ed è spaventoso e mostruoso che queste cose siano note alla Casa Bianca, alla Presidente della Commissione Europea, al Segretario Generale della NATO, e che non si faccia nulla, non dico per fermare la guerra, ma per attenuarla. Invece quello che il blocco occidentale fa è investire soltanto affinché la guerra diventi sempre più, lo scontro diventi sempre più severo. Ecco, ma voi avete, mi dite se c'è anche Pietro Senaldi, il condirettore di Libero, pronto? Allora fatemi entrare anche Pietro, ciao Pietro, bentornato. Ecco, ma voi che cosa avete pensato quando avete letto, Francesco, sul Washington Post quelle rivelazioni, così sono state, ci sono arrivate, dell'intelligence americana che avrebbe fermato un attacco dell'Ucraina nei confronti della Russia, ma diretto, se non sbaglio, proprio a Mosca, se non mi sbaglio, che si pensava di effettuare, di fare
in concomitanza col 24 febbraio, quel giorno in cui la Russia ha attaccato l'Ucraina. E gli Stati Uniti gli hanno detto fermatevi perché sarebbe stata la catastrofe in qualche modo. Ci credi che c'era questa possibilità? Io di quello che esce ormai fatica a credere a tutto. E fortunatamente mi sembra di aver capito anche nei mesi passati che c'è qualcuno che ha interesse a tirarla in lungo, ma non a superare una certa soglia, no? Oltre la quale si può scatenare la terza guerra mondiale. Delle volte è stato il Pentagono che, contro tutte le previsioni, no? Ricordiamo il caso dei missili caduti nel cortile del povero agricoltore polacco. E questo però non significa che non ci sia una guerra terribile, logorante, che va avanti da un anno e mezzo senza produrre nessun mutamento. Io temo che quello di cui abbiamo discusso prima, tutta questa questione, i paragoni storici, fascismo, antifascismo, nazismo, siano una gabbia mentale che ci impedisce di arrivare alla pace. Perché quando tu individui uno dei due contendenti, nel caso Putin, l'hanno scritto tutti, no? Putin, Hitler, queste cose, come il male assoluto, allora con il male assoluto non si parla, non si siede al tavolo, non si tratta. Hitler, che è considerato il male assoluto, uno dice lo uccidiamo, non trattiamo con Hitler. E quindi Hitler non era il male assoluto. No, ma il male assoluto secondo me non esiste in natura. Era una delle forme di male. No, ma io mica sto difendendo Hitler, sto dicendo tu con Hitler non ti siedi, non parli. Hitler lo uccidi, non tratti. Se tu dici che uno è Hitler e quindi è il male assoluto, non puoi parlare nemmeno allora, con lui e non fai la pace. Quello che sta succedendo lì. E poi Senaldi. Professore? Sì, no, ascoltavo con attenzione, sì, io la penso allo stesso modo, infatti io sono sempre stato schierato, come dire, dalla parte dell'Occidente, no? Non è che abbia un atteggiamento ostile nei confronti dell'Occidente, del blocco occidentale, sì, e quindi il modo in cui io cerco di lottare contro i processi di radicalizzazione in Italia, che sono stati ben descritti da Borgonovo, è quello di richiamare l'attenzione sui massacri del blocco occidentale. Lei avrà notato infatti nelle ultime puntate di Carta Bianca che io ho in qualche modo radicalizzato il mio linguaggio contro il blocco occidentale. Lo faccio perché è la tecnica che utilizzo per combattere in Italia contro i processi di radicalizzazione. Cioè, che cosa significa? Che se noi oggi tutti ci radicalizziamo e diciamo che i russi sono degli orchi, sono dei mostri, che Putin è come Hitler, io lavoro per deradicalizzare il mio paese. Allora dico, guardate che anche il blocco occidentale è pieno di assassini e di criminali, guardate che anche il blocco occidentale ha fatto guerre illegali, guardate che il blocco occidentale ha massacrato 600.000 civili in Iraq, cosa che io prima non facevo a Carta Bianca, ho iniziato a farlo da poco tempo, perché io sono molto impegnato come volontario anche nel web nella lotta contro i processi di radicalizzazione, soltanto che siccome in Italia oggi quasi tutti sono radicalizzati, nessuno si rende conto di essere radicalizzato, perché la maggioranza diventa in qualche modo normale, e invece io trovo che sia patologico quello che sta accadendo in Italia. Io voglio capire qual è l'alternativa, perché qua se no parliamo e non arriviamo al dunque. Pietro Senaldi, qual è l'alternativa possibile? No, l'alternativa possibile è una sola, bisogna andare avanti, perché io non sono d'accordo che la situazione non è cambiata rispetto a un anno. Forse non è cambiata sul fronte, però è cambiata a livello geopolitico. La Russia è più debole, la Russia ha perso un partner commerciale per lei importantissimo come l'Europa, tant'è vero che la Cina è provata ad andare in soccorso della Russia dicendo devono finire le sanzioni, l'Occidente è più forte, l'America è più forte, l'America si è, diciamo così, liberata in un certo senso del nemico russo e si può più concentrare sulla questione cinese. Quindi io credo che questo attacco della Russia sia stato un attacco suicida e che a distanza di un anno, è vero, la popolazione ucraina ha sofferto, ma non è che ha sofferto per colpa dell'Occidente, perché nessuno ha obbligato Putin ad aggredirla. A distanza di un anno io vedo una NATO più larga, una Russia più debole, e quindi ovviamente gli Stati Uniti frenano, non vogliono che la guerra degeneri, non vogliono appunto un'escalation nucleare, perché non ne hanno alcun bisogno, stanno vincendo la guerra al punto che la Russia è diventata un fronte secondario. Bene, allora, professore? E poi... Ma guardi, io
Purtroppo non posso parlare molto liberamente in televisione, lei dirà perché, non perché Carta Bianca non sia una trasmissione assolutamente libera, lo è e come, ma semplicemente perché c'è un clima di intolleranza talmente violento in Italia che se io le raccontassi quello che sta accadendo realmente sul campo in Ucraina domani sarei letteralmente aggredito e probabilmente qualcuno chiederebbe anche di chiudere la sua trasmissione. Quello che le posso dire è che in Donbass la situazione è ipertragica per gli ucraini. Gli ucraini stanno andando incontro a un massacro vero e proprio. Ci sono giorni in cui cadono addirittura in un solo giorno centinaia di soldati ucraini a Bakhmut. E nelle ultime ore i russi praticamente stanno accerchiando completamente la città, quindi tagliando le vie di fuga. A un certo punto, se non ci sarà una svolta, che in questo momento non riesco a figurarmi, molti soldati ucraini rimarranno bloccati a Bakhmut. Prigozhin, il capo della Wagner, ha dichiarato ufficialmente, pubblicamente, che intende uccidere tutti i soldati ucraini superstiti, che non intende fare prigionieri. Faccia capire che dobbiamo fare, però. È quello che... Allora, dottoressa, si tratta di capire un punto fondamentale, che la guerra viene combattuta da un pacifista su piani differenti. C'è un piano culturale, quindi serve una strategia culturale per fronteggiare la cultura della guerra, sul piano politico, sul piano militare, sul piano economico. Quindi dipende su quale piano lei mi interroga. Se mi interroga sul piano culturale, le do delle risposte. Sul piano politico, semplicemente bisogna organizzare una grande manifestazione per la caduta, per le dimissioni di Ursula von der Leyen, perché chiaramente questa donna è un disastro, è un pericolo per l'Europa, è una maledizione per l'Europa. Ursula von der Leyen è la principale protagonista di questo disastro. Se anche se ne va la von der Leyen, arriviamo se a... Se noi avessimo una Commissione europea non asservita come uno scendiletto agli Stati Uniti, la situazione sarebbe molto migliore per l'Europa, per l'Italia e chiaramente anche per l'Ucraina. Lei deve considerare che in questo momento Ursula von der Leyen non è altro che un segretario di Stato americano che opera soltanto e solamente nell'interesse della Casa Bianca e segue alla lettera tutto ciò che Biden detta. Questo è il nostro problema. Il problema è che noi non abbiamo una classe dirigente in Europa, abbiamo soltanto una classe dirigente che si trova alla Casa Bianca. No, io non credo questo. Nel senso, non credo che... Io non stimo molto la von der Leyen, ma io penso che il danno maggiore all'Europa l'abbia fatto Macron, quando è andato in Cina e ha chiaramente diviso il fronte europeo agli occhi della Cina e della Russia. Naturalmente, immediatamente dopo Putin ha aperto una crisi diplomatica con la Germania, e io credo che l'anello debole non è la von der Leyen che sa stare al suo posto, ma è Macron che si crede Napoleone e non lo è. Va bene, allora scusatemi, perché prima di chiudere però, Francesco, devo approfittare del fatto che sei qui da noi in studio per parlare di una vicenda, posso permettermelo, piuttosto sgradevole che ti è capitata in questi giorni, anzi no, piuttosto, assolutamente sgradevole, e che sulla quale è intervenuto anche il professor Ruzzini. Tutto nasce da un tweet che è stato pubblicato da uno scrittore che scrive: voglio raccontarvi una storiella, inizia 15 anni fa, tra i redattori, quando io collaboravo con Libero, tra i redattori della Cultura c'era Francesco Borgonovo, diventammo amici finché mi confidò la sua omosessualità. Poi ti elogia dicendo che insomma tu eri uno che professava idee libertarie, mentre invece adesso sei diventato antioccidentale, filo putiniano, novax, e quindi alla fine conclude dicendo cosa gli ha fatto Belpietro? Ridateci quel Borgonovo che conoscevo io, così intelligente e simpatico. Ecco, ma come ti spieghi questa intrusione così violenta nella tua vita privata? No, guarda, quello che faccio io nel mio privato non deve interessare a nessuno e non interessa a nessuno, credo. Nessuno deve essere messo in condizione di confermare o smentire queste cose qui. C'è, secondo me, in questa vicenda una lezione politica che secondo me ha a che fare con quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Cioè l'idea che, perché vengono dette queste cose, qualcuno sostiene che sia giusto, no? Perché io sarei uno che è omosessuale che contemporaneamente, professa una cosa e poi ne scrive contemporaneamente attacca gli omosessuali. Io non ho mai attaccato gli omosessuali, non ho mai offeso i diritti di nessuno, a meno che uno non reputi un diritto, ad esempio, l'utero in affitto, no? Che non è un diritto, è un reato. O a meno che uno non reputi un diritto, non lo so, far cambiare sesso a un bambino di 7 anni.
Allora, il problema è che c'è una parte politica che stabilisce che esistono dei diritti, cose che non si possono discutere, perché l'hanno deciso loro. Se tu sei contro, allora sei il peggio e ti meriti qualunque tipo di violenza. Una parte politica, qui stiamo parlando di una persona che si è rivolta direttamente a te, nessuno vicenda, ha in nessun modo, no, purtroppo diciamo, ci sono, per fortuna sposato politicamente, purtroppo diciamo, ci sono invece qualcuno che l'ha politicamente sposata. Qualcuno della comunità gay che ti ha un po' accusato di ipocrisia, cioè di dire ti comporti in un modo e poi... Ma l'orientamento sessuale non è una questione politica. Cioè, l'orientamento sessuale è personale e privato e non è un fatto politico. Se noi decidiamo che in base all'orientamento sessuale di una persona all'etero corrisponda un certo tipo di pensiero e all'omosessuale un altro tipo di pensiero, allora non può esistere un omosessuale contro l'utero in affitto? Vabbè. E non può esistere un etero invece a favore? Cioè, che discorsi sono? E qui il punto è che se noi accettiamo che a una persona che esprime liberamente le sue opinioni, e guardate che non è successo tante cose diverse al professor Orsini, infatti il professor Orsini ha subito solidarizzato sul orientamento sessuale. Il problema è che succede su tutto, cioè se tu dici delle cose che non rientrano in un perimetro di cose presentabili, allora vale tutto, anche entrare nella tua vita privata. Poi quello che faccio sono affari miei, però di questa roba dobbiamo dire che è stato detto da una persona, non è che è stato sì, ma purtroppo qualcuno ha ripreso, ma fa lo stesso. Allora, professor Orsini, rapidamente su questo, perché poi devo chiudere. Io ho solidarizzato verso la persona e riguardo alla questione. Per quanto riguarda la persona, tutti quanti ne conosciamo Borgonovo e dal mio punto di vista, dal punto di vista di tantissimi suoi lettori, è una persona che merita soltanto stima, e anche se io non sono d'accordo con lui su moltissime questioni, è una persona di grande onestà intellettuale, di grande coraggio. Quindi io penso che quando noi manifestiamo solidarietà sia sempre importante far sentire la nostra vicinanza a quella persona che stimiamo, perché poi discorsi troppo generici, quando si esprime la solidarietà, certo, di certo non servono a chi viene attaccato. Invece dal punto di vista culturale, questo sul piano personale, dal punto di vista culturale quello che mi ha colpito molto, anzi mi ha impressionato culturalmente, è che nessuno mi ha mai attaccato perché io sono eterosessuale, nessuno ha mai detto 15 anni fa il professor Orsini mi confidò di essere eterosessuale. Io te lo trovo un fatto molto grave. E, davvero io penso che sia un imbarbarimento del dibattito pubblico. Ormai il dibattito pubblico coincide quasi interamente con l'attacco contro la persona su qualunque questione, che si tratti della concezione culturale della famiglia, che si tratti della guerra in Ucraina. E penso che noi dobbiamo lavorare da questo punto di vista per far comprendere ai giovani che è indecente attaccare le persone sul piano personale, certo, e che questo non dovrebbe mai accadere. Secondo me non lo facciamo abbastanza spesso, perché dirlo aiuta molto. Cioè io vorrei far sapere ai miei studenti, vorrei far sapere ai tanti giovani che mi ascoltano e con mio grande onore mi seguono, cari ragazzi, sappiate che io provo un senso di profondo disgusto e di disprezzo verso tutti coloro che attaccano le persone sul piano personale e non sono in grado di confrontarsi. Grazie, sul piano delle idee. Grazie, professore. Mi sembra che questa sia una bella, diciamo, conclusione del nostro dibattito. Quindi grazie a Francesco Borgonovo, grazie al professor Alessandro Orsini, e Pietro Senaldi invece resta con noi.